Stamattina nei commenti con uno di voi fedelissimi memoviani è nata la domanda: nel 2022 vale ancora la pena di leggere i libri di sviluppo personale, di comprare gli audiolibri di crescita personale o di leggere i 1000 siti? E se la risposta è sì, da dove iniziare? E insieme c'è nata l'idea di creare questa fantastica puntata che chiameremo il Bignami dello sviluppo personale per studenti italiani. Iniziamo. Credetemi che questa puntata fa comodo pure a me per chiudere finalmente il cerchio dopo 20 anni di passione che ossessione per la crescita personale a tutto tondo, dopo aver letto 500 e più libri di sviluppo personale su tutte le materie di tutti gli autori in 4 lingue e dopo aver sbattuto e risbattuto la testa sul fatto che l'80% buono di questi bellissimi libri con copertine accattivanti, colorate, lucide e luminescenti, in realtà si ripetono. La maggior parte delle indicazioni sono ripetute, sono sempre le stesse, rimescolate, oppure sono praticamente impraticabili nella vita reale. Mi spiace per me che ho comprato tutti questi libri, ci ho speso un patrimonio, mi spiace anche per voi se avete incozzato con le stesse problematiche. Scrivetemelo nei commenti, ditemi quali libri avete letto e avete trovato meno utili, quali più utili e quali sono le cose che secondo voi si ripetono troppo spesso o sono impraticabili. E intanto noi vediamo le 13 regole del Bignami dello sviluppo personale che sono comuni a tutti questi libri e che funzionano davvero e possono funzionare davvero nelle nostre vite di studenti e di studenti lavoratori. Ascoltatele tutte, prendete appunti, ve le sparo tutte e 13 una dopo l'altra senza pause, poi se vorrete approfondiremo nelle prossime puntate ciascuno di questi punti che vi piacciono di più. 1. Alzati entro le 5, le 6 di mattina e fai le attività più importanti entro le 11. Come fare a prendere l'abitudine di alzarsi così presto? Ci sono tanti modi, ne abbiamo parlato qua sul canale. Tra i maggiori consigli, quelli di alzarsi immediatamente appena si aprono gli occhi, di fare una doccia fredda, che tra l'altro aumenta motivazione, buon umore e produttività, a quanto pare. Questo è il punto 2. Serve tanto avere una to-do list, una lista ben scritta di cose da fare ogni giorno, ogni settimana, ma non deve essere troppo carica, non troppa roba nella to-do list, non ci deve sembrare impossibile portare al termine quelle cose da fare durante la giornata e soprattutto devono essere cose che ci stimolano. Che significa? Che ci sentiamo bravi a farle, dei fighi, che corrispondono ai nostri desideri, alle nostre passioni. Insomma, abbiamo voglia di fare quelle cose, non sono un sacrificio. E nella to-do list 3 ci sono obiettivi a breve, medio e lungo termine, non scritti in maniera ossessiva. Breve termine significa durante la giornata, medio termine nel giro di una settimana, 2 settimane, lungo termine tutto quello che viene dopo. Insomma, dobbiamo avere chiaro che cosa vogliamo fare nella vita, ma anche delle nostre giornate quotidiane. Questo ci motiva e ci dà un sacco di buon umore. E inoltre ci dà il controllo sulla situazione, ma dove lo trovo il tempo per fare tutte le cose che desidero fare, che metto dentro la to-do list? Facile, bisogna eliminare, punto 4, tutte le cose non indispensabili. E quali sono queste cose da depennare, cancellare con un colpo di spugna? Butta la TV, via l'intrattenimento, non guardare serie TV, non guardare film, non guardare lo sport, non leggere neanche giornali, riviste online e non guardare i telegiornali. 5. Al posto di guardare lo sport, allenati, se non tutti i giorni, almeno 3 volte a settimana. Migliora l'umore, lo stato fisico, ci permette di prendere il controllo del nostro corpo e, come sappiamo, il corpo influenza la mente. 6. Al posto di guardare film e serie TV, abbandona l'intrattenimento e scrivi. Abituati a scrivere la tua storia, la storia di qualcun altro. Allena la tua creatività. Scrivi qualunque cosa ti passi per la testa, poi la riorganizzerai in modo da renderla magari un capolavoro.
e scrivi di te, svuota la testa, tutto quello che ti succede durante le giornate, i pensieri che ti si infilano nella testa, a volte sono pensieri utili, sono idee che è importante appuntare, altre volte sono semplicemente pensieri disturbanti che è bene svuotare sulla carta in modo che la testa rimane libera di fare le cose veramente fondamentali per la nostra vita. E 7. Vuoi sapere come si scrive bene? Vuoi prendere ispirazione? O vuoi nutrire il tuo cervello con idee nuove, interessanti, con storie che ti emozionano e che allo stesso tempo fanno attivare il cervello? Più il cervello è attivo, più tende a essere attivo? Beh, devi solo leggere tutti i giorni. Deve diventare un mantra. Ogni giorno, mezz'ora, un'ora, vuoi leggere un romanzo? Vuoi imparare una nuova abilità tramite un manuale? Va bene tutto. Leggi qualunque cosa, ogni giorno. 8. Sacrosanto, respira, medita, impara a calmare la mente. Il corpo lo alleniamo con allenamenti anche intensi che ci stancano e ci fanno crescere muscolarmente, ma il cervello, quando lo vogliamo allenare con le parole crociate, ci vuole la meditazione, perché noi siamo bravissimi a metterci i bastoni tra le ruote, soprattutto alcuni di noi, con pensieri disfunzionali e inutili, col nostro cervello che corre non si sa bene dove e fa tutto quello che decide lui. Dobbiamo imparare a dirigerlo, a controllarlo e a calmarlo. La meditazione è scientificamente lo strumento che ci permette di farlo ed è sicuro. 9. Facile, allontana le persone negative. Facile un cavolo, tutti lo dicono, nessuno lo fa. Ne abbiamo parlato in diversi video precedenti. Come si fa a riconoscere una persona negativa? Se stare con lei o con lui ti fa male per qualunque motivo e ti genera delle emozioni spiacevoli o dei pensieri disfunzionali, quella è una persona negativa. E come fai a allontanarla? Questa è la parte più difficile. La allontani e basta. Chiudi i contatti di netto. Allontanare le persone dannose è uno dei principi dello sviluppo personale più utili ma anche più difficili da mettere in pratica, perché in noi nascono mille pensieri, sensi di colpa, paure di rimanere da soli o che l'altro sia la persona più fantastica del mondo in fondo e che siamo noi quelli sbagliati, ma non è così. Allontana le persone che ti fanno male, punto. E se intorno a te non trovi persone che ti fanno bene o cosiddette positive, è probabile che non siano nel paese, nella città o nella nazione in cui vivi. E quindi impara una nuova lingua e viaggia il più possibile. Questo ti permette di conoscere altre culture, di uscire dalla chiusura mentale che tutti noi abbiamo purtroppo, di conoscere persone differenti e pensare in modo differente, perché non dimentichiamo che studiare una nuova lingua stimola delle parti del nostro cervello che ci permettono di prendere delle strade completamente diverse da quelle a cui siamo abituati. 11. Usa tutti i momenti liberi, i tempi morti, le pause, i tempi di attesa per studiare. Facile. Cioè, porta sempre un libro e il tuo tablet con te. Ma come faccio a rispettare tutte queste belle regole nei giorni in cui mi alzo veramente male? Punto 12. Inizia a fare qualcosa. Qualunque cosa, non è importante, l'importante è fare, mettersi in moto. Più tarsi col piede sbagliato, più importante iniziare a fare. E 13. Quando la sera saremo stanchi morti per tutte le cose che siamo riusciti a fare durante la giornata, andiamo a letto presto. Perché la mattina dopo così ci viene facile alzarci di nuovo presto e ricominciare la scalata, che anziché essere più difficile mano a mano che saliamo verso la vetta, diventa più facile. Se trovate che questa lista di 13 punti sia complicata da mettere in pratica, chiedete questo: secondo voi tutti gli specialisti dello sviluppo e della crescita personale mettono in pratica tutti questi punti ogni santo giorno? Secondo me ne scrivono e basta, e ne mettono in pratica solo il 15-20%. E questo non è un brutto messaggio, anzi è molto motivante se ci pensiamo, perché se riusciamo a mettere in pratica solo la metà ogni giorno delle indicazioni che abbiamo dato oggi, in poco tempo saremo sopra il 99% della popolazione che conosciamo e che non conosciamo, e avremo risultati che sono sopra il 99% di quelle persone. Bello sentirselo dire, no? Ne parleremo ancora. Grazie per aver condiviso questi 13 punti con me. E scrivetemi cosa ne pensate, quali fate fatica come studenti e studenti lavoratori a mettere in pratica, cosa pensate in generale dello sviluppo personale, io vi rispondo sempre. Se vi è piaciuto, like, condividi, iscriviti al canale, fai click sulla campanella, facciamo capire a YouTube quanto sono belli i nostri video della maratona M300 e accanto a me altri due che voglio che guardiate. Mentre li guardate,
mi scrivete qui sotto nei commenti e vi iscrivete al canale, io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare, creare. Ci vediamo qui domani.